la rubrica Cuore da Ex. Abbiamo con noi oggi Marco Martini. Ciao Marco. Buonasera a tutti, ciao, ciao a tutti. Buonasera, ciao. Abbiamo ripescato un altro bomber del passato, dopo Scandurra, Esposito, Pazzi, siamo ormai sempre su quella zona del campo, poi i difensori centrocampisti fra un po' ci picchiano, però ovviamente nel cuore dei tifosi rimangono sempre quelli che mettono la palla in fondo alla rete e Marco Martini sa qualcosa di questo. La prima domanda che gli voglio fare è, diciamo, molto fresca e relativa all'esperienza di Alessandria che è terminata qualche giorno fa come vice allenatore di Gregucci, se non sbaglio, sempre se dico qualcosa di errato, correggimi Marco. Come è andata e perché, diciamo, è finita? Perché tra l'altro è abbastanza lunghetta, come non è proprio da ieri, da quelle parti, o dico, o sbaglio. Dopo l'esperienza di Rimini che ho fatto 2 anni fa, 3 anni fa a Rimini, sono andato ad Alessandria, ho fatto il secondo allenatore di Gregucci, 2 anni, quest'anno poco tempo fa si è interrotta, come nel calcio purtroppo succede, molte volte inevitabile, però insomma avevamo intrapreso un bel cammino, però accade, sono cose che succedono. Cose di calcio. Quindi prima dell'Alessandria invece eri a Rimini, giusto? A Rimini, allenatore sempre? Sì, ho fatto il secondo, ho fatto il primo in C 2 anni fa per qualche Ok. partita e poi sono andato ad Alessandria e ho fatto il secondo allenatore di Gregucci. Ok, quindi sei su quella strada, diciamo. Speriamo che le cose ripartano a breve. Passando alla tua esperienza a San Benedetto, allora tu a San Benedetto hai giocato dal gennaio del 2004 fino a sempre gennaio del 2006, con la cessione che ricorderanno tutti in una situazione societaria veramente disperata, a dir poco. Sei arrivato all'inizio, cioè alla fine dell'era Gaucci, se non Sì. sbaglio, quindi c'era una squadra molto forte. Lì in quella stagione, diciamo, ti sei ambientato e poi ci ho fatto vedere di cosa sei capace nella stagione dopo. Che ricordi hai? La prima domanda che ti faccio, che ricordi hai del passaggio di società? Perché la squadra venne costruita praticamente in 3 giorni in quell'estate con D'Ippolito che prese Amodio, Bogliacino e via discorrendo. Che idea ti sei fatto? Cioè, poi la squadra fece un campionato incredibile. Come nacque? Perché fu veramente un miracolo quella squadra lì. Infatti, a volte dal niente poi si trasforma con situazioni e con rapporti umani come sono sbocciati quell'anno, alchimie di squadra e empatia con i tifosi quell'anno, quando poi dopo la società è stata lasciata da Gaucci, è entrato Mastellarini, hanno preso Ballardini come allenatore, c'è stata una trasformazione anche a livello ambientale, perché venivamo da un momento con Gaucci che venivano costruite squadre forti, soprattutto con giocatori con grandi nomi, però pochi risultati. Quell'anno lì, dal niente, si è creato un ambiente veramente speciale con l'allenatore Ballardini e quindi abbiamo fatto un campionato che nessuno non si aspettava. E per quello si sono creati dei rapporti umani tra noi giocatori, ma anche con i tifosi che ancora io, per esempio, conservo e sento. E quindi è un'alchimia che ci ha portato a fare, secondo me, un campionato straordinario. Poi dopo, purtroppo, sappiamo com'è andata, ma l'emozione che ci ha fatto vivere quel campionato, sia a noi, penso anche ai tifosi, sono state incredibili. Sì, diciamo, partiamo dalla fine, dalla partita di Padova, dove hai sfoderato una doppietta che tutti ricorderanno e ha permesso alla Samp in uno scontro diretto di arrivare direttamente ai playoff, giocati poi con Napoli. La partita con Napoli la ricordiamo tutti. Tu che ricordi hai di quell'incontro che poi il ritorno, diciamo, fu abbastanza discusso e qualcuno ci vide anche qualcosa di strano, però sorvoliamo. Poi ero giovane di fronte avevamo una squadra di altissimo blasone con uno stadio veramente pieno perché ancora non c'era il Covid, quindi Per fortuna. insomma abbiamo fatto la nostra onesta partita, all'andata soprattutto dove potevamo andare anche sul doppio vantaggio, cosa che non è successa, abbiamo pareggiato in casa e al ritorno abbiamo fatto la nostra onesta partita, purtroppo siamo rimasti in 10 quasi subito, quindi a ogni intervento eravamo penalizzati, ma dispiace, c'è rammarico, però eravamo arrivati veramente in un momento dove noi andavamo da soli, eravamo la consapevolezza di essere giovani.
e di correre tanto, quindi eravamo spensierati, ci poteva andare meglio, però purtroppo è andata come è andata. Sì, sicuramente, purtroppo è andata così, però di quella stagione si ricorda anche la tripletta alla Fermana, che io la farei vedere a quelli che riescono a perdere a fermo senza fare nomi le scorse settimane. Ma guarda, Quindi. quella è stata l'apice poi dopo che ho costruito la mia modestissima carriera, nel senso lo dico sempre, Ballardini mi ha spostato da un ruolo, perché io a San Benedetto ero stato acquistato per fare il tornante destro, l'ala destra, Centrocampo. e Ballardini mi ha impiegato come punta centrale, per dirti io che non sono altissimo, quindi è stata un'evoluzione anche per me, ma anche nel gioco, che poi mi ha portato a fare qualche gol, cosa che prima facevo poco. Io lì ho dopo cominciato a fare qualche gol e ho cominciato in quel ruolo lì a trovarmi bene. Quindi c'è stata un'evoluzione anche nel modo di giocare mio, grazie anche all'allenatore che mi ha concesso questo. Quindi diciamo che sei. Mi sembra di capire abbastanza grato a Ballardini per il cambio di Ma ruolo, altrimenti sì, probabilmente la tua carriera sicuramente avrebbe preso altre strade. mi ha aiutato. Poi l'avevo avuto anche a Ravenna nel settore giovanile. Quindi magari mi conoscevo un pizzico di più, però sì, ma è stata un'evoluzione che a me ha aiutato. E poi, insomma, anche quell'anno mi trovavo bene con quel ruolo lì. Di quella squadra, diciamo che molti sono arrivati in Serie A, tra, ricordiamoci, Carini, Amodio, Bogliasino, Canini. Tu un piccolo rimpianto per non aver giocato mai neanche 5 minuti, ce l'hai? No, più che altro rimpianto, io ho fatto quello che ero in grado di fare le mie possibilità. Purtroppo probabilmente non era la categoria per me, perché poi dopo bisogna essere anche onesti nell'analisi. Io credo di aver fatto il massimo, il mio massimo mi ha fatto arrivare fino alla Serie B, conquistata col sudore perché l'ho vinta sul campo con il Frosinone, poi sono andato a Pescara e quindi credo che poi alla fine quello che ho fatto è quello che meritavo. Perché poi ci vogliono caratteristiche e qualità diverse, io probabilmente non le avevo, quindi credo che avrei voluto volentieri giocare in Serie A, Però non purtroppo ci sei riuscito. Ma no. io credo che con il calcio attuale, che sicuramente il livello è più basso, secondo me, qualche capatina magari oggi come oggi riusciresti a farla. In Serie B o in Serie C giocheresti con la gamba sola, per quello che si vede oggi in campo, sinceramente. Però niente, poi la stagione è finita con i playoff persi e l'anno dopo diciamo che il clima è cambiato notevolmente, la situazione è cambiata notevolmente. La Samba ha lottato per non retrocedere, quindi è stata una stagione veramente incredibile. Finita bene, ma tu non c'eri già più, perché qualcuno ha pensato bene di cederti a Pescara Sì. nella stagione 2005-2006. Quella cessione fu molto discussa, ammetto, anche perché si parlava di situazioni poco chiare della società con il Pescara. Tu come la ricordi? Cioè, diciamo, un'occasione, onestamente, oppure un po' di rimpianto ce l'hai per il fatto di aver passato? C'era un periodo che è molto confusionario perché c'era il passaggio tra Mastellarini e un certo Soldini. Soldini, sì. E non era molto chiaro, questa cosa non era chiara. A me mi parlarono e quando mi parlarono non erano chiari, non si sapeva cosa volessero fare. Io capivo che mi volevano mandare via, è stata secondo me una forzatura, si poteva fare in modo diverso e si potevano fare in tempi diversi, secondo me. Però credo che non c'era margine, è stata una cosa già decisa. E in più c'erano grandissimi problemi economici. In una situazione poco chiara, secondo me anche un po' torbida. Io sinceramente poi dopo non ho approfondito, sapevo solo che non potevo rimanere lì, questo quello che avevo Quindi capito. diciamo che ti hanno messo un po' a spalle al muro, mi sembra di Dalla parte capire. della società, sì, però ripeto, si poteva fare in un modo e in un tempo diverso, questa è l'unica cosa che posso dire perché riguardava me, quindi pensavo di poterla gestire in maniera diversa e di essere un po' più partecipe, sì. Sì, purtroppo lì credo ci siano altre cose molto più grandi che entrarono, quindi purtroppo è andata così. Ballardini e Sarri, due tuoi allenatori, che Sì. Ballardini adesso sta facendo benissimo a Genoa, li ha praticamente Sì. quasi salvati, e Sarri ce l'ha avuto all'Alessandria qualche anno fa. Ci sono delle analogie, delle differenze tra loro?
Sì, parli anche da allenatore ormai. Sì, 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 differenze tantissime, sono completamente diversi. Sì, sì, sì. Io ho avuto Ballardini e mi ha cresciuto perché l'ho avuto anche nel settore giovanile. Allenatori diversi, con caratteristiche diverse, con un'impronta diversa, un modo di lavorare che riguarda un metodo diverso. Quindi io dico la verità, non per essere ruffiano, sono grato a tutte e due. Ballardini perché, ripeto, mi ha cambiato il modo di giocare, l'ho avuto in un'età che mi ha potuto, come posso dire, far crescere. E Sarri mi ha imparato tanto nel calcio, Sarri, sì, dentro il campo un modo di lavorare, una mentalità, Sarri ti dà una mentalità al di fuori da qualsiasi tipo di schema, è una persona che vive e lavora solo per il calcio, sì. E un'altra domanda che ti voglio fare è sui tuoi compagni di squadra, se qualcuno di quel gruppo, mi sembra di aver capito che eravate molto, molto andavate molto d'accordo, sì, sì. Senti ancora qualcuno di quella squadra lì, parliamo del 2004-2005 più che altro, sì. E se hai un ricordo particolare di Giovanni Pompei, che come saprai purtroppo non c'è più, e segnò anche un gol nella partita con Martina, il pareggio che fu decisivo poi per la successiva qualificazione playoff con i due gol a Padova. Io i miei compagni che volevo ricordare, come dicevi te, sia Giovanni ma anche Franco Mancini. Anche Franco Mancini, certo. Sono state due persone. Arrivò a gennaio, sì. Sì, due persone di età diversa, dove io le ho vissute diversamente nello spogliatoio, perché Franco era una persona con un carisma eccezionale, con una carriera che parlava da solo, però bastava uno sguardo di Franco e le cose si mettevano a posto, insomma. È stato un valore aggiunto l'arrivo di Franco a gennaio, quindi lo volevo ricordare perché è stata una persona che comunque con gli atteggiamenti ci ha, almeno per quanto mi riguarda, mi ha insegnato tanto. E di Giovanni abbiamo fatto talmente, ci siamo talmente divertiti nella nostra gioventù, nella nostra giovinezza, che non posso ricordarlo con tutto l'amore possibile, perché ero un ragazzo sempre col sorriso e, insomma, è un ragazzo che ti dava allegria, ti dava simpatia, sempre positivo, quindi insomma per me sono loro due, i due ragazzi che mi dispiace e che ricordo volentieri con immenso piacere. Perfetto, purtroppo è andata così, però noi lo ricordiamo entrambi con il cuore da ex Samb. Abbiamo tralasciato una parentesi, diciamo, divertente, qua io adesso voglio qualche curiosità particolare, perché abbiamo scoperto che tu, diciamo, che prima di smettere hai voluto anche provare l'ebbrezza di giocare le coppe europee, non so, magari non tutti lo sanno, ma Marco ha proseguito a giocare fino a quanti anni fa? Qualche anno fa, non tantissimo. Quattro anni fa nel campionato sammarinese, e soprattutto ho avuto la possibilità di disputare i preliminari delle coppe Champions League o Europa League. Ok. Come è nata questa cosa? Cioè, tu sostanzialmente avevi praticamente quasi smesso, come sei arrivato a giocare a San Marino, anche se magari è vicino a casa, sì, per te, sì. E come è stato giocare le coppe, se si percepisce in qualche maniera il calcio più grande, oppure se in realtà è soltanto di facciata, tra virgolette. Prima di tutto io ho fatto fatica a smettere, quindi prima di smettere, infatti dopo ho dovuto smettere perché non riuscivo più, avevo continui infortuni. Sono andato a divertirmi perché poi ci allenavamo la sera tre volte alla settimana, quindi ti fa capire chi veramente al calcio lo fa con passione e con amore, perché lo facevamo la sera, dopo i turni di lavoro, chi veniva dal lavoro veniva ad allenarsi. E in tutto ciò c'era il campionato, è un campionato che ha un livello paragonabile a una promozione, e noi eravamo la mia squadra, che a quel tempo era la Fiorita, eravamo tutti i giocatori che avevano giocato qui della zona, magari non so se in Di Selva, Pensalfini, c'era Olivi, giocatori che comunque in Serie C e B hanno giocato. Di Selva era attaccante della nazionale, no? Sì, però avevamo tutti una certa età, quindi andavamo piano, ma alla fine insomma siamo arrivati a disputare le finali, quindi a vincere sia il campionato che la Coppa di San Marino, e ci ha permesso di andare a giocare prima in Ungheria contro il Debrecen, e poi siamo andati, credo, in Macedonia. E la sensazione è importante perché vai in una struttura, in un calcio di prima fascia, con squadre
farebbero l'Europa League. E il Debrecen qualche anno prima aveva fatto la Champions League contro la Fiorentina. E ci troviamo a giocare da 10 persone che ci vengono a vedere a 15.000-20.000 persone, giocatori di prima fascia. Quindi siamo rintanati nella nostra area di rigore nelle partite. E com'è andata? Non c'ho grande sofferenza. No, abbiamo fatto dignitosamente la nostra parte, uscendo perché i valori sono talmente diversi, però dignitosamente. Sì, però fai delle belle partite di sofferenza, quindi ci siamo divertiti, è un'esperienza veramente da fare perché comunque sia fa capire tanti valori e chi fa il calcio anche in un'altra maniera, insomma. Bene, guarda, ci avviamo verso la conclusione e ti chiedo a questo punto se segui la Samp attuale, se la conosci, se conosci il giocatore, allenatore e la situazione della squadra, che tra l'altro hai affrontato in Coppa Italia a inizio stagione con Mister Grevucci, battendola, mi pare 3-2, se non vado errato. Che impressione ti ha fatto in quell'occasione, anche se poi alcuni giocatori sono stati ceduti a gennaio di quella squadra, e che impressione ti ha fatto nelle ultime settimane? Guardarla sul campo, in una squadra un po' in involuzione, il problema del portiere, un po' di situazioni che stanno scontentando la piazza, compreso anche il cambio di allenatore che è avvenuto di recente. Sì, conosco, al di là che conosco la maggior parte dei giocatori, conosco l'ambiente, ma l'abbiamo incontrata in Coppa Italia, quindi l'abbiamo incontrata all'inizio stagione, mi sembrava una squadra di valori tecnici elevata, perché aveva una qualità tecnica superiore magari alla categoria. Ho visto un buon inizio, poi in queste ultime 3 partite ho visto che a livello di risultati non sono venuti come si sperava, perché erano squadre Fano, Mantova e Imolese, magari Sì, sulla la carta, Remana. però purtroppo in questo campionato, soprattutto nella Serie C Girone B, è un campionato veramente di altissimo valore, con squadre veramente attrezzate, con una qualità tecnica superiore, secondo me, almeno per quanto mi riguarda, al Girone A. E quindi credo che non sia facilissimo fare tanti risultati o fare risultati di fila in questo girone. Detto questo, non voglio entrare in merito nelle scelte tecniche, nemmeno Certo. nelle esonere degli allenatori, perché purtroppo ci sono passato anch'io, quindi sono cose che capitano. Credo solamente che la Samp Benintese possa dire la sua, soprattutto nei playoff, perché credo che adesso il campionato Si è sia. andato. Si riguardi troppo distacco, e davanti sono squadre che fanno fatica a mollare, perché Padova e Perugia, perché mi sembra che il Perugia ha 2 partite in meno, e lo stesso sul Tirol, siano squadre che secondo me hanno preso la strada per arrivare fino in fondo. Sì, anche che Padova sia anche rafforzato, quindi Sì, hanno giocatori con valori tecnici secondo me superiori per la categoria, al di là del blasone della squadra. Credo certo. che la Sammenetese possa dire la sua, soprattutto nei playoff, facendo un buon posizionamento, perché è questo che bisogna essere realisti poi fino in Certo, boh, fondo. sì, sicuramente. Chiaramente il fatto di non avere pubblico incide tantissimo, e mi posso permettere di dire, essendoci stato per 3 stagioni, che ti dà qualcosa in più, ma sia nel bene che nel male, perché comunque sia ti dà una carica diversa. Un orgoglio diverso, almeno quello che succedeva a noi e che succedeva a me, quindi andavo in campo con un orgoglio diverso, sicuramente. Questo Certo. probabilmente ha pesato, ecco. E a proposito di playoff, tu ne hai 22, se non erro. Sì. Che consigli c'è? Che consigli dai? Che spunti puoi dare? Qual è il segreto per vincere i playoff? Perché comunque quelli strutturati adesso in Serie C sono veramente una lotteria, peggio, penso, peggio di qualsiasi altra categoria in Europa, perché è veramente una cosa cervellotica, però non so, Sì. dimmi la tua. No, io sono passato dalla vecchia formulazione dei playoff, la prima andava su, le altre quattro facevano gli scontri, quindi io sono passato a vincere i playoff sia da secondo che da ultimo, cioè da quinto. Non ci sono consigli nei playoff, nel senso, poi l'anno scorso noi siamo usciti col Carpi, ero ad Alessandria con un pareggio, quindi per dirti, veramente bisogna arrivare con una preparazione mentale, soprattutto, e fisica eccellente, al di là delle qualità tecniche che secondo me la Sambenettese ha. E i tuoi progetti per il futuro? Proseguirai a fare allenatore magari come primo allenatore o seguirai Grevucci laddove ti chiamasse quando capiterà? Speriamo presto.
Io sicuramente con il mister, con Gregucci, ho un grandissimo rapporto, c'è cioè un rapporto di stima e quindi nel lavoro probabilmente spero ci sia l'opportunità di proseguire. Poi il futuro non lo so, vivo giorno per giorno in questo momento perché il calcio non ti dà tante sicurezze, quindi vorrei il mio sogno, la mia idea di rimanere nel calcio perché è quello che ho fatto tutta la vita, poi chiaramente bisogna capire anche l'opportunità, però Certo. questo vedremo, insomma, dai. Vedremo. Bene, dai Marco, intanto nel ringraziarti per la tua disponibilità estrema, ti chiedo se vuoi fare un saluto a chi ci ascolta, quindi ai tifosi della Samb, e se magari sei più tornato a San Benedetto nel corso del tempo, se ti capita di tornarci. Sì, vabbè, al di là di tutto ringrazio te Mauri perché insomma essere ricordati è una bella sensazione, a me fa piacere questo, a San Benedetto diciamo, ogni tanto ci torno perché non c'è bisogno che lo dico io, ma è stupendo, quindi da ragazzo mi sono divertito tantissimo, lo devo dire perché è la verità, e quindi io saluto tutti perché sono rimasto talmente bene e mi sono divertito talmente tanto e che veramente ci torno con volentieri e porto anche tutta la mia famiglia, quindi Perfetto. di solito torniamo volentieri, ho lasciato Chissà che un giorno ma non ti dico niente, ma non lo so, questo ma vedremo, però vedremo cosa ci riserva il futuro, mai dire mai. va bene. Ti ringrazio davvero Marco e niente, grazie di tutto. Va bene. Bocca al lupo per tutto. Grazie a te, Ciao, Marco. ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao.